Salve a tutti ragazzi, sono ZWillix e oggi sono qui con un nuovo video riguardante GTA V e GTA Online, in cui vi parlerò di un'idea presa dal web creata da un utente, o meglio un grafico davvero molto molto bravo, che ha proposto alla Rockstar una idea riguardante GTA V che parla dei possibili veicoli supercar in versione decappottabile, quella senza tettuccio, quindi ovviamente con la possibilità di rimuovere il tettuccio dal veicolo, come dicono gli inglesi le versioni convertibili, insomma potrete rimuovere il tettuccio del veicolo quando volete, ed è una cosa davvero assurda che adesso vi mostrerò. Prima di cominciare vi ricordo di lasciare un piace anche perché ci vogliono solo 2 secondi, inoltre iscrivetevi al canale per altri contenuti e direi che possiamo cominciare subito. Allora, per prima cosa vi mostrerò alcune immagini dei veicoli con le versioni decappottabili o comunque, come dicono gli inglesi, convertibili. E come vedete questa è una Zentorno, come dice il grafico, versione Spider, senza tettuccio, ed è davvero molto molto figa. Ci sono due ipotesi: potrebbe essere un veicolo moddato oppure un veicolo modificato con Photoshop. Questo tizio è un designer a quanto pare molto bravo, come anche ripetuto precedentemente, quindi molto probabilmente parliamo della seconda ipotesi, quindi potrebbe averlo creato con Photoshop. Ecco un'altra immagine riguardante la Zentorno senza tettuccio, molto più dettagliata, davvero spettacolare. Spero che la Rockstar promuova questa idea. Ha notato questo progetto, ovviamente, la Rockstar, dando una risposta alla idea di questo tizio. E spero che tutto ciò possa uscire per qualsiasi console, perché secondo me è possibile fare ciò anche sulle console gen, non solo su next gen e su PC, dato che ci sono anche dei veicoli già decappottabili sia su old gen che su next gen. E non esiste solamente per la Zentorno, come vedete nel video i veicoli super versione decappottabile esistono anche per l'Adder e la Turismo, e ci sono molte altre versioni dei veicoli decappottabili, ci saranno molti altri. Perché? Perché praticamente questo designer è attivissimo, quindi mentre state ascoltando la mia voce nel video probabilmente questo tipo sta creando già altri veicoli decappottabili. Come ripetuto anche prima, spero ovviamente che tutto ciò si possa realizzare perché è davvero una figata assurda, anche perché la Rockstar, oltre che i diversi veicoli decappottabili, si è fermata direi alla Banshee a creare veicoli decappottabili e poi non ne ha creati più di nuovi per GTA V soprattutto, ecco, speriamo in bene, insomma. Niente ragazzi, questa era la notizia, vi lascerò il Twitter del designer davvero molto bravo che ha creato la versione decappottabile per i veicoli super, e spero che possa anche creare versione decappottabile per altri molti veicoli, come anche magari creare nuove idee come queste per GTA V grazie anche alla sua magnifica grafica. Quindi vi lascerò il suo Twitter nella descrizione nel caso vogliate vedere altri suoi lavori che sta creando anche probabilmente in questo momento. Inoltre vi lascerò anche la notizia trattata nella descrizione del video come al solito. Detto questo, per favore lasciate un piace, ci vogliono solamente 2 secondi. Lasciate un mi piace alla pagina Facebook mia, se vi va la troverete nella descrizione del video. Inoltre iscrivetevi al canale per altri contenuti, e da ZWillix è tutto, al prossimo video!